attestato di vaccinazione, da oggi disponibile nel Lazio, prima regione italiana la nostra a rilasciare il fascicolo sanitario elettronico, così si chiama, in cui è riportato insieme ai dati anagrafici dell'assistito, data di prima e seconda somministrazione, tipo di dose ricevuta e lotto di produzione. Prosegue dunque a ritmi serrati la campagna di vaccinazione nei 35 hub del territorio. Ad oggi nel Lazio sono state effettuate oltre 780.000 dosi e a giorni partirà una sperimentazione all'Istituto Spallanzani di Roma sul vaccino russo Sputnik per studiare le varianti Covid. Ci permette di fare un salto in avanti rispetto alla necessità in questo momento dell'approvvigionamento dei vaccini. Ripartite anche le prenotazioni online per le fasce di età 70-71 anni. Registriamo un'altissima adesione sui vaccini, compreso quello di AstraZeneca, ha aggiunto il governatore del Lazio. Questa mattina anche il commissario per l'emergenza Covid, Figliuolo, insieme al capo della protezione civile Curcio, ha ricevuto il medicinale di Oxford al centro esercito della Cecchignola a Roma. L'obiettivo è 500.000 somministrazioni di dosi al giorno. Il traguardo è quello di raggiungere l'80% degli italiani vaccinati a settembre, ha spiegato il commissario, che ha affrontato anche il tema delle rinunce. C'è stata qualche regione che ha avuto il 20%, qualche altra il 10%, alcune regioni come il Lazio che non hanno avuto alcuna rinuncia, diciamo, in termini percentuali, per cui questo mi conforta molto. Sugli approvvigionamenti, nel fine settimana ha previsto l'arrivo di oltre 330.000 dosi di siero Moderna, tutto pronto all'aeroporto militare di Pratica di Mare per la ridistribuzione regionale.